In questa nuova lezione parleremo del secolo XII. Ci fermeremo prima sul fenomeno delle crociate e poi sulla figura di San Bernardo di Claravalle, che è emblematica di questo periodo. Cominciamo con una frase di San Bernardo: "Tra di voi null'altro provoca le guerre se non un irragionevole atto di collera, il desiderio di una gloria vana, la bramosia di qualche bene terreno. E certamente per tali motivi non è senza pericolo uccidere o morire." Queste sono parole tratte da una sua opera, la De laude novae militiae ad milites templi, quindi un'opera in cui loda la creazione di questo ordine cavalleresco dei Templari, che ci serve per introdurre questo tema complicato delle crociate. Perché è complicato? Perché non si capisce bene come una religione come quella cristiana, che predica l'amore per tutti, abbia in qualche momento della sua storia raccomandato o promosso o diciamo caldeggiato una lotta armata come sono state le crociate. Anzitutto, per incorniciare il tema, per vederlo con gli occhi delle persone che sono vissute in questi momenti storici, non diciamo della nostra esperienza lontana per tanti motivi da questi momenti, lontana 1000 anni quasi, dobbiamo pensare a quello che ha impegnato la Chiesa sul finire del X secolo, con l'attività dei monaci di Cluny e con l'attività anche di alcuni vescovi francesi, per cercare di limitare la guerra tra i cristiani. Infatti, c'è prima il cosiddetto movimento delle Paci di Dio, che impegna vescovi e monaci a limitare la violenza dei guerrieri. Nell'epoca, i figli cadetti delle famiglie nobili erano facilmente preda della tentazione della violenza, perché erano persone che non avevano un patrimonio, rifiutavano anche il lavoro manuale, che era visto come una cosa disonorevole, e poi erano addestrati nelle armi e avevano anche le armi, per cui era molto facile cadere in una vita disordinata, piena di violenza e di angherie. Quindi, con la pace di Dio si cerca di far promettere a queste persone armate, questi bellatores, così si chiamava quelli che come mestiere avevano le armi, la guerra, di non aggredire le persone, per esempio indifese, o le persone, i pellegrini, o ecclesiastici, o i poveri, o le donne. Quindi si comincia a vedere che l'uso delle armi deve essere regolato da un'etica, che fondamentalmente consiste nel mettere la forza al servizio dei più deboli, degli ultimi, non diciamo per aggredire proprio chi è più indifeso. Parallelamente a questo fenomeno delle paci di Dio, c'è la tregua di Dio, che è un'altra invenzione dell'epoca, dei monaci, che consiste nel limitare i giorni di combattimento. Può sembrare uno scherzo, però effettivamente si riesce a convincere gli eserciti a combattere solo dal lunedì al mercoledì sera. Quindi così il giovedì, venerdì, sabato, domenica, in ricordo del Triduo Pasquale, si rispetta questo periodo di tregua e quindi le guerre si fanno dal lunedì al mercoledì. Si proibiscono anche delle armi che sono considerate particolarmente letali, come la balestra, come l'arco lungo, e poi soprattutto c'è questo concetto di guerra giusta e guerra ingiusta. Se tu sei un guerriero, devi impegnarti nelle guerre giuste, non nelle guerre ingiuste, che, come dice San Bernardo, sono di per sé un peccato, no? Quindi la Chiesa chiaramente condanna le guerre ingiuste, però in alcuni casi, quando per esempio c'è la legittima difesa, accetta il ricorso alle armi appunto per la difesa o della giustizia o per la legittima difesa. Infatti, gran parte di questo lavoro che fa la Chiesa, che fanno i monaci, specialmente di Cluny in questo periodo, è di dare un'animazione cristiana alla cavalleria medievale.
abbiamo già parlato di questo rischio dei figli cadetti della nobiltà, e poi c'è anche una preoccupazione pastorale, perché la società a quel tempo era divisa in tre ordini: gli oratores, che erano i monaci sempre più numerosi in questo XII secolo di grande fermento religioso. Poi c'erano i laboratores, che erano appunto i contadini, gli artigiani, e poi i bellatores. Ora, per gli oratores, diciamo, la strada per la salvezza era abbastanza chiara. Anche i laboratores in qualche modo potevano avere, diciamo, un'assistenza spirituale, però il pericolo o il problema era che questi bellatores, quelli che facilmente potevano cadere nell'uso di una violenza ingiustificata e quindi peccare, non avevano così chiara la propria linea di salvezza, no? Ora si comincia a diffondere l'idea che le armi, la professione delle armi, può essere un riscatto personale e anche spirituale. E non so se conoscete, è molto famoso di questa epoca, cominciano a diffondere le chansons de geste, quindi le canzoni epiche, i poemi cavallereschi. La più famosa di tutte probabilmente la chanson de Roland, che è composta a metà dell'XI secolo e che mostra come il personaggio Orlando, muore con una morte che lo redime, cioè dopo una vita piena di violenza, di vanagloria, quindi lontano dagli ideali cristiani, alla fine, diciamo, ha una morte santa, no? Quindi questa idea che il cavaliere cristiano può avere una sua strada, no? Può avere una sua etica e può avere anche, diciamo, una certa spiritualità, se vogliamo. Si parlava molto dopo, già nel secolo XV, del cavaliere senza macchia e senza paura, anche se questo detto a volte in forma ironica, però mi sembra che riflette abbastanza bene questo ideale cavalleresco, no? La persona che non può usare le armi per azioni disonorevoli, che non può macchiare le proprie armi facendo delle cose ignominiose, ma deve essere votato alla difesa dei più deboli. Quindi poco a poco nasce questa figura del cavaliere cristiano, del Milles Christe, cioè il soldato di Cristo che mette quello che sa fare, che può fare, che sono l'uso delle armi, al servizio di Dio. La stessa investitura cavalleresca che conosciamo, insomma, per i poemi, anche per i film, per i romanzi, ha un'aura sacrale, è un momento di preghiera, un momento nel quale effettivamente il cavaliere prega per quel compito, per quella missione che Dio gli affida. Se pensiamo, in quell'epoca tra gli ultimi, tra i più deboli in assoluto, si trovavano i pellegrini, che erano facilmente assaliti da briganti, ma anche, o i poveri in generale, ma anche i cristiani che abitavano nelle terre che erano, diciamo, che erano sottomesse all'Islam o che comunque potevano essere attaccate dalle forze musulmane. E, ricordiamo quello che era successo nel Nord Africa, in altre zone, con il passaggio, anche il sud della Spagna, quasi tutta la Spagna in realtà, con il passaggio degli eserciti musulmani. Qui veramente la situazione dei cristiani era terribile, perché c'era da scegliere tra la conversione forzata o il vivere una vita senza nessun tipo di diritto civile, e quindi essere un cittadino di serie B, alla fine fare la vita praticamente impossibile. Nel 1071 si produce l'invasione dei turchi selgiuchidi. I turchi selgiuchidi sono un popolo che Stato islamizzato e che dilaga in tutta l'attuale Turchia e arriva praticamente alle porte di Costantinopoli. Durante una battaglia nel 1071 in Manzikert, il grande esercito bizantino, un esercito potentissimo, viene completamente sconfitto da questi popoli.
In quel momento l'imperatore bizantino è Alessio Comneno che chiede aiuto e offre trattative di riunificazione dopo lo scisma di Oriente e si rivolge al Papa perché il Papa in quel momento sta acquistando protagonismo. E quindi scrive una lettera la quale racconta degli orrori che stanno compiendo i turchi a danno dei sacerdoti, a danno dei pellegrini, a danno dei cristiani che abitano in queste zone. C'è in Europa, diciamo, si diffonde questo desiderio di aiutare Bisanzio. E quindi qui entriamo nel germe di quello che scatena poi la crociata, che è la motivazione religiosa e anche un po' geopolitica, perché in fondo si cerca di contenere l'avanzata di questi popoli. Quindi rinforzando quello che resta dell'impero bizantino, i crociati hanno una motivazione religiosa. Le testimonianze parlano chiaro. C'è il desiderio di liberare i cristiani, c'è il desiderio di aiutare Cristo a riconquistare i suoi regni, c'è il fascino anche dei luoghi santi, della Terra Santa, un desiderio anche di dare la vita in sacrificio per gli altri. E di pagare con le proprie sofferenze della vita militare, delle battaglie, delle ferite, le proprie miserie, le proprie delitti, no? Diciamo, ha un senso anche espiatorio. I Normanni hanno conquistato la Sicilia, che era appunto in mano ai musulmani, tra il 1061 e il 1072. Poi Amalfitani, Pisani, Genovesi, una squadra per la prima volta, attacca Tunisi. Quindi sono capaci queste repubbliche marinere di mettersi d'accordo, coordinare una flotta e arrivare oltre il Mediterraneo per battere il nemico proprio nelle sue basi operative. Allo stesso tempo in Spagna, dopo l'anno 1000, i piccoli regni cristiani che avevano sofferto tantissimo, soprattutto gli ultimi anni del Novecento, del X secolo, finalmente riescono a guadagnare un po' di terreno, grazie al collasso del potente califfato di Cordova, che fino a quel momento aveva dominato praticamente tutta la penisola. Quindi, per esempio, nel 1063 si compie quella che è ritenuta dagli studiosi la prima crociata, cioè la prima volta nella quale il Papa concede delle indulgenze a dei soldati che vanno a lottare contro i Mori. Poi nel 1085 si riconquista Toledo, che era stata la vecchia capitale del regno visigotico della Spagna. Ed è una vittoria che si festeggia in tutta Europa, no? Quindi ci sono delle vittorie che danno fiducia e che fanno capire che comunque ci sono le risorse tecnico-militari che possono consentire di portare un esercito numeroso in un posto così lontano come la Terra Santa e poi rifornirlo e mantenere, diciamo, quella massa di uomini attiva in un posto dove le risorse erano comunque minime. C'è un altro aspetto che conviene notare in tutto il fenomeno delle crociate, che è la spiritualità del pellegrinaggio che si diffonde molto in questo periodo. L'uomo medievale è molto, molto attirato dalle reliquie, dai luoghi santi, dall'immagine che hanno qualcosa di miracoloso. In questo periodo si sviluppano dei cammini, delle vie di pellegrinaggio che diventano delle arterie importantissime anche per la civiltà europea, perché attraverso queste vie si scambiano notizie, conoscenze e si rafforza quella Christianitas di cui parlavamo nelle ore precedenti, che ha unito tutti i popoli europei sotto la stessa fede. Quindi il Cammino di Santiago, poi le vie Romee, la via Francigena che ricordiamo per esempio che nell'anno 990 Sigerik, il vescovo di Canterbury, tornando da Roma verso Canterbury, scrive in un itinerario tutte le fermate che fa, e questo è stato l'itinerario scelto dal Consiglio d'Europa attualmente, pochi anni fa, per definire il tracciato della via Francigena che porta fino a Roma, però che poi sappiamo continuava verso sud per arrivare ai porti che poi
erano il punto di partenza per arrivare in Terra Santa. C'è un pellegrinaggio devozionale e uno penitenziale, cioè se la persona che decide di vivere questa spiritualità, di vivere in cammino per visitare luoghi santi, e c'è chi lo fa per espiare un delitto, un grave peccato, no? Si sa che durante questi pellegrinaggi era abbastanza probabile essere derubato, e questo era quasi certo, attraversare luoghi infestati da guerre, da briganti, con delle malattie, in condizioni veramente molto dure, e molte persone non tornavano da questi viaggi così lunghi, così difficili. Per cui era, diciamo, una penitenza abbastanza dura. In qualche modo si è parlato delle crociate come di una sorta di pellegrinaggio armato, cioè un pellegrinaggio che cerca di appunto, andare in sicurezza in Terra Santa, ma allo stesso tempo di difendersi in caso di attacco. Parliamo, per capire un po' questo fenomeno un po' meglio, parliamo un pochino dell'indulgenza. I crociati cercano l'indulgenza. Questo è un concetto che si sviluppa soprattutto nell'undicesimo secolo ed è legato a una opera buona che viene premiata, per così dire, dalla Chiesa con una riduzione della pena dovuta per i peccati. Quindi, dopo che uno si è confessato, normalmente il confessore ti dà una penitenza. Questa penitenza in quei tempi erano cose che potevano durare molti anni, no? Potevano essere cose abbastanza complicate. Per accorciare questo tempo nel quale uno magari non poteva frequentare i sacramenti, c'era la possibilità di accorciare questo facendo delle opere buone. L'indulgenza è un premio a un'opera buona che riduce la pena dovuta per i nostri peccati che altrimenti avremmo dovuto scontare nel purgatorio. Il problema è che in questa epoca si confonde la pena dovuta a questi peccati con la colpa, cioè con il peccato stesso. Per cui si pensa che semplicemente morendo in battaglia in una crociata uno viene automaticamente liberato da tutti i peccati. Non è esattamente così. Parliamo adesso della prima crociata. Nel 1995 a Piacenza e a Clermont-Ferrand, siamo in piena guerra delle investiture, il Papa Urbano II convoca i cristiani per dare un annuncio abbastanza importante. Si sta organizzando un pellegrinaggio armato a Gerusalemme che porterà anche un aiuto a Costantinopoli per frenare i turchi che minacciano l'Europa. Questo appello di Urbano II provoca un entusiasmo incredibile. La crociata riunisce gli elementi di guerra giusta, di avventura cavalleresca, di pellegrinaggio ai luoghi più santi della terra, di indulgenza e di remissione dei peccati. Anche per chi, come per esempio un Goffredo di Buglione, che sarà poi il primo re di Gerusalemme, il primo re crociato, è stato macchiato nella lotta contro il Papa, perché Goffredo è stato uno dei luogotenenti di Enrico IV, quando è venuto a Roma e ha conquistato Roma contro il Papa, no? Per chi ha, diciamo, delle pene da espiare o da comunque vuole mettersi la coscienza a posto, è l'occasione ideale. Con questa parola Gerusalemme e con anche questa espressione Deus lo volt, storpiatura di Deus vult, cioè Dio lo vuole, partono questi uomini nei quali non manca a volte un po' di fanatismo, perché c'è anche una crociata spontanea che precede quella vera, che è la crociata cosiddetta dei pezzenti, che è frutto appunto del fanatismo che riesce a seminare un personaggio, Pietro l'Eremita, un predicatore itinerante, e che provoca che migliaia e migliaia di contadini con donne, bambini si mettano alla buona in cammino dalla Francia per arrivare a Costantinopoli e poco dopo essere massacrati dai turchi. Lo stesso anno, nel 1096, però parte la crociata vera, che è molto più organizzata evidentemente da militari ormai esperti e che tra diciamo, diverse vicissitudini finalmente arrivano a Gerusalemme e conquistano Gerusalemme nel 1099. Qui vediamo una rappresentazione di un manoscritto
che racconta appunto tutta la storia dei crociati, la Histoire d'Outre-mer di Guglielmo di Tiro del 1232, in cui vediamo come assaliscono i crociati la città di Gerusalemme. È una, come tutte le guerre, evidentemente ci sono degli eccessi e quindi anche qui nella conquista di Gerusalemme c'è un bagno di sangue. Bene, parliamo adesso del mondo di San Bernardo di Chiaravalle. Dicevamo che la riforma gregoriana, una delle conseguenze più evidenti che ha avuto è stata che sono nati moltissimi nuovi ordini religiosi, diverse forme, sempre più severe, sempre cercando l'autenticità della vita, cristiana. E tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo veramente si può parlare di un movimento di massa verso la vita religiosa. Si fondano anche degli ordini molto esigenti, come sono gli ordini eremitici, che cercano la povertà, l'ascetismo, come Vallombrosa o Camaldoli, la Grande Chartreuse, fondata da San Bruno nel 1084, che ancora esiste, ancora è un monastero certosino. Come curiosità, certosini dicono che non sono stati mai riformati, come è successo con tanti ordini religiosi lungo i secoli, perché non sono stati mai deformati. Quindi sono, diciamo, dei monaci che vivono una vita molto, molto ascetica, molto dura, in silenzio, in preghiera. E quindi si mantengono lungo i secoli ancora questi ordini che erano stati creati 1000 anni fa. Continua anche l'espansione dei canonici regolari, molto importanti come dicevamo per anche l'attività pastorale. E poi nel 1098 viene fondato da San Roberto di Molesme un monastero a Citeaux, in latino Cistercium. Da un gruppo di monaci ex cluniacensi che cercano una vita più austera e di povertà, in uno stile eremitico, no? Che vogliono vivere con più osservanza la regola di San Benedetto. Questa fondazione all'inizio non ha un grande successo, però lo avrà quando arriverà a questa fondazione di Citeaux un personaggio che diciamo, è il personaggio più importante di questo secolo, San Bernardo di Chiaravalle. È una figura affascinante, uno scrittore, un oratore, un diplomatico, riformatore, un difensore dell'ortodossia che mette in pace chi litiga. Un trascinatore molto allegro che riesce a portare in monastero i propri familiari e diciamo che trascina le persone. E nelle parole di Pio XII, il dottore Melifluo, che lo si chiama così, ultimo dei padri, ma non certo inferiori ai primi. Quindi è per così dire, un ultimo padre della Chiesa come diciamo, spessore. Nasce in Borgogna, come tanti fenomeni, tanti personaggi di questa storia che stiamo raccontando, nel 1090. È un figlio di una nobile famiglia e rinuncia a tutto per abbracciare questa vita di povertà e di ascetismo che si vive a Citeaux. Non arriva solo, nel 1112 si porta una trentina di compagni, quindi già capiamo un po' di chi si tratta questo personaggio, questa idea riesce a trascinare 30 persone, amici suoi, a questa vita religiosa così, così dura, e si può dire che sarà lui il vero propulsore del movimento cistercense, che prenderà, per così dire, il ruolo da protagonista nell'applicazione della riforma gregoriana come erede di Cluny. Nel 115, quando ha soltanto 25 anni, fonda un nuovo monastero dell'ordine cistercense a Clairvaux, a Chiaravalle, e per questo sarà conosciuto San Bernardo di Chiaravalle. Questo monastero sarà un centro di radiazione e alla morte di Bernardo ci saranno 68 monasteri affiliati a questo di Clairvaux. Quali sono le caratteristiche dei cistercensi?
e cercano di correggere quelli che ritengono sono i punti deboli di Cluny. Quindi si presentano come più fedeli alla regola di San Benedetto, anche se questo poi è contestato, perché la regola di San Benedetto non imponeva, diciamo, tutta la severità e tutta la, diciamo, durezza che ha la regola cistercense. Ha uno stile più eremitico, una vita di solitudine, di preghiera, una vita senza interesse per il mondo. I monaci di Cluny erano al corrente di tutto, si viaggiavano, conoscevano i personaggi, influivano, mentre teoricamente almeno i cistercensi non lo faranno. Poi i monaci di Cluny stavano tutto il tempo a pregare, come sappiamo, pregavano moltissimo, e però non lavoravano manualmente. Invece i cistercensi decidono di avere un lavoro manuale, e un lavoro manuale anche molto duro, perché costruiscono i monasteri con le proprie mani e scelgono per questi monasteri non i posti migliori, ma i posti peggiori, quindi le paludi che devono prima bonificare, insomma, e tutto questo è parte di questa vita che loro scelgono, vita diciamo, dura, di ascetismo e di dedizione a Dio. Poi hanno un'altra cosa che sviluppa un pochino quello che già c'era a Cluny, che è il centralismo dell'ordine. C'è autonomia nei singoli monasteri, però c'è per esempio un capitolo degli abati di un regno ogni 3 anni. Questo si dimostrerà uno strumento formidabile per correggere i punti deboli, per aiutarsi, per vivere la comunione e mantenere, diciamo, la fedeltà alla regola e allo spirito di Sito in tutti questi monasteri del regno. Anche San Bernardo è collegato alla nascita dei Templari e degli ordini militari in generale. Abbiamo letto all'inizio una frase tratta appunto di una sua opera dedicata ai Templari. Perché nascono questi ordini militari? Che sono anche una cosa abbastanza curiosa, no? Se pensiamo, no? Perché se già è difficile spiegare come la Chiesa può consigliare una guerra, immaginiamo come si può compatibilizzare l'idea di un monaco che usa la spada, quindi che è un guerriero, no? Quando il monaco, diciamo, gli altri monaci che vediamo in questo movimento che segue la Riforma Gregoriana sono monaci che pacifici completamente, si dedicano a pregare tutto il giorno, semmai a lavorare la terra, insomma, sono persone completamente contrarie a questi ideali della guerra o delle forze armate. Allora, c'è un concetto importante da ricordare. Questi monaci non nascono, non sono dei monaci che decidono di fare la guerra, sono dei militari. Sono dei militari che una volta che finisce la prima crociata, decidono di non tornare in Europa, dove sanno che li aspetta, diciamo, tutto quello, che in fondo loro volevano lasciare, cioè quello che gli ha impedito, nel passato di vivere una vita come quella che stanno vivendo adesso di miles Christi, di soldato di Cristo, no? E quindi decidono di vivere in comunità, un piccolo gruppo, per vivere in totale povertà, per vivere, diciamo, gli ideali della vita monastica che stanno diffondendosi. Quindi sono un gruppo di cavalieri laici che hanno bisogno di un aiuto spirituale, però in fondo continuano a pensare a essere dei guerrieri o, diciamo, dei combattenti al servizio di Dio, eccetera, però non sono monaci che si fanno soldati, ma soldati che si fanno monaci. Quindi vogliono stabilità a questa loro scelta, vogliono appunto una regola, un sistema di vita che consenta di dare, diciamo, organicità a quello che fanno e continuità. Concretamente si vogliono dedicare all'aiuto dei pellegrini. I pellegrini che arrivano dopo questi viaggi estenuanti sono tante volte in condizioni molto precarie anche di salute, quindi la prima cosa che si fanno è aiutarli dal punto di vista ospedaliero, si creano degli ospedali, no? Il primo ordine di questo tipo è l'ordine di San Giovanni, che è l'ordine ospedaliero che esiste ancora, sono i Cavalieri di Malta, adesso si chiamano Cavalieri di Malta, però l'ordine
nasce in questo momento. I Templari fanno un po' la stessa cosa ed entrambi arriva un momento nel quale si rendono conto che devono anche proteggere, fare da scorta ai pellegrini perché ci sono delle bande di briganti. O ci sono degli attacchi delle tribù o dei gruppi di musulmani che sono, pensiamo a questo regno franco in Terra Santa che è un po' assediato e circondato da popoli ostili. Quindi questi piccoli, che sono pochissimi, questi monaci guerrieri o guerrieri monaci, decidono anche di vivere questo servizio agli altri difendendoli con le proprie armi. Quindi decidono di non fare mai guerre di attacco, ma sempre di difesa. San Bernardo appoggia pienamente questo tipo di scelta e Ugo de Payens, che è stato, diciamo, il fondatore, uomo anche della Borgogna, quando viene in Europa per chiedere un po' di aiuto, per chiedere anche un'approvazione a questa sua idea, riceve caldamente l'appoggio di San Bernardo che scrive questo elogio della nuova cavalleria e che fa vedere la differenza tra chi lotta per ambizione, lotta per vanagloria, lotta per una guerra del demonio e chi lotta per difendere gli altri, per mettersi al servizio degli altri e per combattere per Cristo. Quindi fa vedere questa differenza, no? I Templari sono approvati da un concilio, il concilio di Troyes, che si trova anche sempre nella Borgogna. E qui troviamo anche una cosa interessante, un testo di uno, possiamo dire, quasi un testimone di questa scelta dei primi Cavalieri Templari, che scrive nel 1140, pochi anni dopo, la gesta, racconta un po' la gesta di questi uomini. Vale la pena leggerlo. Dice: dopo la conquista di Gerusalemme, alcuni decisero di non tornare fra le ombre del mondo, dopo aver così intensamente sofferto per la gloria di Dio. Di fronte ai principi dell'armata di Dio, essi si votarono al Tempio del Signore, con questa regola: avrebbero rinunciato al mondo, donato i beni personali, rendendosi liberi di perseguire la purità e conducendo una vita comunitaria, con abiti dimessi, usando le armi solo per difendere le terre dagli attacchi incalzanti dei pagani, quando la necessità lo richiedeva. Questo è l'ideale degli ordini cavallereschi. Nel 1144 i musulmani, che comunque sono stati sconfitti, però diciamo, non smettono di premere, di fare pressione su questo piccolo regno franco in Oriente, riescono a conquistare la contea di Edessa. In risposta a questa nuova minaccia di continuare le conquiste e di far finire questo regno appena nato di Gerusalemme, si organizza la seconda crociata nel 1147, promossa da un discepolo di Bernardo, un papa, il primo papa cistercense, Eugenio III, e predicata dallo stesso San Bernardo. In questo caso sono il re di Francia, il re della Germania, l'imperatore, a essere, diciamo, i leader di questa crociata. Ed è interessante perché per San Bernardo fu, diciamo, un'occasione di proporre una specie di unità morale della cristianità, no? Questa idea della cristianitas si fa anche attraverso queste imprese, no? Quindi la cooperazione militare. Questo sforzo per spiritualizzare anche la politica internazionale, quindi dire smettiamo di farci la guerra tra regni cristiani solo per recuperare un piccolo pezzo di terra o che ne so, ma mettiamolo al servizio di imprese importanti, grandi che unificano, diciamo, tutta la società e in un'impresa comune. Quindi molti parlano di San Bernardo come uno dei padri dell'Europa, proprio perché è stato capace di dare questa coesione, un ideale comune a popoli che erano comunque molto diversi. San Bernardo è anche un consigliere dei re, dei papi, un mediatore, un riformatore che è convinto sostenitore di tutti gli aspetti della riforma gregoriana, l'uomo di fiducia di alcuni papi, soprattutto ne abbiamo parlato di Eugenio III,
e mette il suo grandissimo prestigio al servizio diciamo, di conflitti che ci sono nell'epoca, che quasi non manca mai uno scisma, per esempio, no? Lo scisma del 1130-1138 che divide il mondo cristiano, che si risolve al Concilio Lateranense II, anche lì il suo ruolo è molto importante. Parliamo adesso un po' di questo secolo XII, che è un secolo veramente brillante. Tra il secolo XII e il XIII si può parlare di un secolo d'oro del Medioevo. Chi parla a volte del Medioevo come di un'epoca buia o, non so, arretrata, veramente non conosce la ricchezza enorme che ha prodotto proprio questo secolo d'oro. Anzitutto, c'è diciamo, una casualità, possiamo dire, nelle guerre contro i musulmani, sia in Spagna che in Sicilia, si viene a contatto con delle opere tradotte in arabo dei grandi classici dell'antichità che erano state perse. E quindi gli arabi hanno tramandato scritti di filosofia, di matematica, geometria, di medicina, di astronomia e di logica, la logica di Aristotele. Questa scoperta e la traduzione di questi testi al latino fa un effetto impressionante in tutta Europa, perché fa circolare dei testi di una qualità enorme e fa progredire un po' tutte le scienze. Un fenomeno di questo momento è la nascita delle università, promosse e incoraggiate dall'autorità ecclesiastica. Sono delle università che hanno comunque questo desiderio di far armonizzare la fede e la ragione tra la scienza e la teologia. Alcune università si specializzano, per esempio Bologna per il diritto, Parigi per la teologia, Salamanca anche per il diritto, per alcuni saperi collegati alla cultura araba, Salerno, Montpellier per la medicina, Oxford per altre scienze. Abbiamo già parlato anche della nascita, della diffusione del poema cavalleresco, della lirica provenzale, e c'è anche uno stile artistico molto caratteristico di questo periodo, che è il gotico. Il gotico nasce con la cattedrale di Saint-Denis, vicino Parigi. E proprio lì, nell'inaugurazione di questa cattedrale, che per la prima volta presenta dei muri di luce, possiamo chiamare, e stupiscono i visitatori, perché era una cosa che mai avevano visto. Quindi queste finestre, questi rossoni trasmettono la luce di Dio, attraverso la vita dei santi o delle scene sacre che sono rappresentate in queste bellissime finestre. E proprio nel 1144 San Bernardo è presente all'abbazia di Saint-Denis quando è inaugurata la cattedrale con il re di Francia e la moglie Eleonora di Aquitania. Questa è la prima, si può dire, la prima chiesa gotica. C'è un conflitto nella vita di San Bernardo con un'altra grande figura dell'epoca, Pietro Abelardo. Pietro Abelardo è un laico, è un professore, che è stato uno dei fondatori della logica in teologia. Peculiarità di Pietro Abelardo è che lui dà all'intelligenza della fede una vera e propria metodologia scientifica, cioè usa la logica per demolire gli argomenti che vanno contro la fede e per costruire una più profonda comprensione del dogma. Quindi si rende conto che attraverso la logica può scoprire cose che non sono ancora chiare, o che non sono, diciamo, non si vedono evidentemente dalle fonti della rivelazione, no? Quindi questo sarà uno strumento che farà progredire enormemente la teologia, perché potrà, attraverso la logica, scoprire molte cose che, come diranno i teologi, questa, la intelligenza, la logica, la razionalità è anche un modo nel quale Dio si rivela all'uomo, perché ha dato questi strumenti proprio per conoscerlo meglio. Però il problema di Abelardo è che, entusiasmato con questa metodologia, cade in un eccesso di dialettica. C'è questo suo motto: nihil credendum, nisi prius intellectum.
Cioè non si deve credere a nulla se prima non si è capito. E questo è il momento in cui San Bernardo, che segue una linea un po' diversa, cioè un più un mistico, un più un contemplativo, uno che va a cercare nella Sacra Scrittura, non vede con tanta simpatia da questa costruzione logica, se sia razionalista possiamo dire, per Bernardo la fede si deve accettare e basta. Tutti si aspettano una discussione pubblica tra le due grandi, più grandi oratori del secolo, possiamo dire, San Bernardo e Abelardo, però San Bernardo, che è molto intelligente, si rende conto che non potrà mai vincere Abelardo, che è veramente il principe della retorica, per cui riesce a condannarlo, diciamo, a che alcune idee che effettivamente erano eterodosse, riesce a farlo condannare da un concilio. San Bernardo è anche un mistico, è un mariologo, arrivare a Gesù per Maria, per Mariam ad Gesum. È anche un cultore del nome di Gesù. Il nome di Gesù è come il miele, e da questo viene il nome di dottore mellifluo che la tradizione ha affibbiato a San Bernardo. Parliamo adesso di altri avvenimenti del XII secolo. Abbiamo già accennato nell'ora precedente al conflitto Chiesa-Impero che ha visto come protagonista Federico Barbarossa. Federico Barbarossa nel 1152 diventa imperatore e subito vuole mettere in ordine alcuni problemi che c'erano in Italia, concretamente nei comuni lombardi, circa le regalie. Le regalie erano dei diritti imperiali che in qualche modo questi comuni avevano usurpato. Il Barbarossa vuole anche imporre il controllo sulla Chiesa, vuole ritornare a quell'idea del Sacro Impero, infatti lui a coniare questa espressione di Sacro Romano Impero, e vuole un pochino tor far tornare la storia indietro. Comincia così una lunga lotta con il Papa, che farà schierare da una parte i comuni italiani e una parte dei nobili tedeschi con il Papa, il cosiddetto Partito Guelfo, e dall'altra parte un'altra serie di nobili tedeschi e alcune altre città italiane che appoggiano l'imperatore. Questo è il cosiddetto partito ghibellino. Chi conosce un po' la storia dell'Italia sa quanto sia stata difficile, dura e lunga questa lotta tra Guelfi e Ghibellini, che ha insanguinato la storia italiana. La lotta termina con la sconfitta militare subita da Barbarossa in maniera un po' imprevista, dalla Lega Lombarda nella battaglia di Legnano nel 1176. Si segue a questa battaglia la pace di Venezia e l'imperatore fa marcia indietro in tutto quello che aveva costruito contro la Chiesa. Quindi Alessandro III, il papa che sostiene questa lunga lotta contro Federico Barbarossa, lo assolve dalla scomunica. E per ratificare questi accordi si convoca il terzo concilio lateranense nel 1179. Parliamo adesso della terza crociata e della fine dei regni cristiani di Outremer. Nel 1187, quindi meno di un secolo dopo la conquista di Gerusalemme, l'esercito cristiano che si trova in Terra Santa viene completamente distrutto a Hattin, nella Galilea, dall'esercito del famoso Saladino, che riprende in mano Gerusalemme. Per cercare di portare aiuto in questa situazione al Regno Franco di Gerusalemme, si organizza la Terza Crociata, che vede qua la partecipazione di personaggi molto famosi: Filippo II Augusto, re di Francia, Riccardo Cuor de Leone, re d'Inghilterra, e lo stesso Federico Barbarossa che muore durante questa crociata. La spedizione alla fine non riesce a conquistare la città santa, però salva gli stati franchi quello che resta della distruzione totale. La presenza cristiana, che era già molto ridotta, durerà ancora un secolo, fino al 200, 1291, quando cade l'ultimo bastione, San Giovanni d'Acri, e così finisce l'avventura crociata in Terra Santa. Un altro tema interessante, ne abbiamo già accennato un po', e lo sviluppo della teologia e del diritto canonico in questo secolo. Ci sono una serie di grandi teologi, primo Guglielmo di Champeu, il maestro di Pietro Abelardo che avevo nominato. Lui segue, a differenza di Abelardo, una linea più biblico-patristica, con anche dando un'importanza a un certo tono mistico.
I maggiori rappresentanti di questa scuola sono Ugo di San Vittore, Goffredo di San Vittore e Riccardo di San Vittore. Forse l'opera più importante è quella composta da Ugo, che è il De Sacramentis Christianae Fidei, che è il primo sistema completo di dogmatica realizzato in questo periodo storico. Siamo, come vedete, molto all'inizio dello sviluppo della scolastica, no? Quella che si chiama la scolastica. Poi abbiamo la figura di Pietro Lombardo, morto nel 1160. Pietro Lombardo è una persona che segue una via più equilibrata, no? Tra il razionalismo di Pietro Abelardo e i conservatori estremi dell'epoca che rifiutavano completamente il nuovo metodo. Il suo libro più famoso sono i quattro libri delle sentenze, libri sententiarum, che sono stati il manuale scolastico più diffuso in assoluto fino al secolo XVI, pensate. Quindi il libro delle sentenze è stato poi commentato un po' da tutti i grandi maestri della teologia, da San Tommaso, eccetera. Poi abbiamo la figura di Graziano. Graziano è un canonista, è un consulente dei papi, è considerato il fondatore del diritto canonico e l'autore del Decretum Graziani o Decretum Magistri Graziani. Lui cerca, affascinato da questo metodo che sta usando la teologia, no? Usare la logica, la razionalità, cerca di mettere in concordia quei canoni, cioè quelle leggi, norme, che sembrano in contrasto o sembrano contraddire altre leggi. È molto brillante dal punto di vista scienza giuridica e quindi per questo ha un grande successo. Ci permette di finire qua la nostra lezione sul mondo di San Bernardo, su questo secolo così brillante che aprirà le porte allo sviluppo successivo nel XIII secolo con l'apogeo della scolastica, del quale parleremo la prossima ora. Grazie per l'ascolto.